Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Luigi Berlinguer, una vita politica dedicata. Luigi Berlinguer, ex ministro, si è spento all'età di 91 anni dopo una lunga malattia. Ricoverato a Siena da agosto, ha servito in 3 governi e ha ricoperto incarichi chiave, incluso il ruolo di ministro della pubblica istruzione. Marina Cicogna, icona del cinema e dell'anticonformismo. Marina Cicogna, contessa e produttrice cinematografica, è deceduta a 89 anni. Erede di dinastie nobili, è stata acclamata come la prima grande produttrice cinematografica italiana e pioniera dell'amore pubblico tra donne in Italia. Anna Maria Canakis, addio a una Miss Italia e attrice poliedrica. La scomparsa di Anna Maria Canakis, ex Miss Italia e versatile attrice, ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. Nata nel 1962, ha affrontato il cancro con coraggio prima di lasciarci all'età di 61 anni. Aldo Lado, regista e sceneggiatore iconico. Aldo Lado, regista italiano noto per film cult come La corta notte delle bambole di vetro, è deceduto. La sua carriera poliedrica, con contributi significativi al cinema e alla televisione, è stata salutata come un'icona del panorama cinematografico italiano. Nino Strano, addio a un politico e personaggio singolare. A 73 anni si è spento Nino Strano, ex parlamentare catanese noto per il suo carattere distintivo. La sua partecipazione alla caduta del governo Prodi nel 2008 è stata ricordata con una celebrazione singolare nell'aula di Palazzo Madama. Davide Renne, perdita improvvisa nel mondo della moda. Davide Renne, direttore creativo di Moschino, è deceduto improvvisamente a Milano. La sua carriera nel mondo della moda, con un passato da head design donna da Gucci, ha lasciato un'impronta significativa e una perdita improvvisa nel settore. Sibilla Barbieri, addio a una regista e icona della libertà artistica. La rinomata regista Sibilla Barbieri ha scelto il suicidio assistito in Svizzera. La sua carriera, caratterizzata dalla trasmissione su Rai Play, ha affrontato temi di libertà artistica e ricerca scientifica. Lanfranco Pace, dal militantismo politico al giornalismo. Lanfranco Pace, ex membro di Potere Operaio, è deceduto a 76 anni. Dopo un periodo come latitante in Francia, ha condotto il programma 8 e mezzo sulla 7 ed è stato giornalista per Il Foglio. Carlo Ambrosini, addio a un maestro del fumetto. Il fumettista Carlo Ambrosini, noto per opere come Napoleone e Giant X, è deceduto. Il suo contributo al mondo del fumetto, con collaborazioni significative, è stato salutato come un'importante perdita. Bruno Zanoni, tristezza per la perdita di un ciclista e ristoratore. La morte di Bruno Zanoni, ex ciclista e ristoratore, ha suscitato tristezza. La sua integrità nel ciclismo e le gesta sportive memorabili, incluso il Giro del 1978, lo hanno reso una figura rispettata e rimarranno vive nei ricordi.